prima di raccontarvela diciamo subito per chi è fatta. Per chi una forma lo emoziona ancora: bassa, aggressiva, filante, ricca di personalità, come lei nessuna nel suo segmento, il leone si è messo a ruggire. Per chi può o vuole, un'auto sola, 4,37 m, quindi in media, ma senza cadere nella banalità di un SUV, così fan tutti. Del resto ci sono ancora single o persone senza figli. E in ogni caso c'è sempre la Station, 30 cm più lunga e con un bagagliaio grosso una volta e mezza. Ma anche un'auto così, perché so che sezione frontale e peso è meglio che siano contenuti e perché so che stare vicini all'asfalto uguale maggiore piacere di guida. Ecco il punto che sarebbe il prossimo, il piacere di guida. Perché un'auto così lo strizza a mezzo occhio alla sportività, esteticamente ma anche nei fatti, pur se moderatamente, perché rimane comunque un'auto normale con cui si fa tutto. Per chi vuole essere contemporaneo, lei è ibrida plug-in, primo passo dell'elettrificazione con tutti i suoi vantaggi, quindi spina sì, ma senza stress, ansia da ricarica no grazie. Ma cosa ci faccio con un'auto così? Beh, casa e ufficio ritorno in puro elettrico se il mio ufficio è nel raggio di 25 km, entro nelle ZTL, i centri urbani, parcheggio nelle linee blu senza pagare in alcune città, non pago il bollo per i primi anni, sempre in alcune regioni. E tutto questo senza rinunciare alle prestazioni, anzi. Se fuori 308 è personale, dentro è davvero unica. Volante piccolino, basso, hai cockpit dominante, linea di cintura alta e finestratura contenuta. Davvero un'esperienza viverla, perché è diversa da tutte le altre. Devi aprire la mente, ma una volta che ti abitui, poi ti piace. Per tre motivi. Le braccia rimangono più basse e quindi assumi una postura meno affaticante. Più sicurezza. Corona piccola vuol dire reazioni immediate, dirette. Piacere di guida. Strumentazione così in alto vuol dire che gli occhi quasi non si staccano dalla strada, dalla visuale ottimale. Anche in questo caso, sicurezza. Unico minus, copre la strumentazione se è tenuto alto, ma ripeto, va tenuto basso, è fatto per stare così. È solo questione di tempo abituarsi. Forse i più alti faranno più fatica perché sarà percepito proprio là sotto. Seduta bassa, 48 cm dall'asfalto, vuol dire baricentro contenuto e buona percezione della linea percorsa. E il sedile di guida è una piccola opera d'arte perché è certificato da un ente tedesco che ne garantisce la corretta postura. È completamente elettrico, riscaldabile e addirittura dotato di massaggio. Il telaio di questa 308 ora ospita la batteria di 12,4 kWh. È più rigido della media e questo consente una taratura delle sospensioni più morbida. Vuol dire garantire comfort senza inficiare il piacere di guida. Motore 4 cilindri 1.6 turbo benzina più motore elettrico posizionato nel cambio per una potenza totale di sistema di 225 cavalli. Trasmissione automatica a 8 rapporti. Si parte sempre in gran silenzio, merito del motore elettrico. E c'è un'ottima interazione poi col termico. E c'è una grande spinta, una accelerazione come si deve, 0-100 in 7 secondi e 3. 238 km/h la velocità massima. Se c'è da fare un tratto misto non ci si annoia, se c'è da fare un sorpasso si fa. Per nulla soporifera questa due volumi. E se la batteria è carica si fanno quasi 50 km in modalità pura elettrica. Ecco perché non finiremo mai di ripeterlo, vanno sempre tenute cariche. Altrimenti non si sfrutta il loro valore aggiunto in termini di maggiore efficienza. Altra curiosità, sappiate che un po' di energia rimane sempre nella batteria, non va mai a terra terra perché altrimenti si rovinerebbe. E allora è proprio il sistema a garantirlo, è il motore termico che la carica. Ma questa carica non vi basta per andare in elettrico puro, serve solo per dare un piccolo boost di potenza quando richiamate l'acceleratore o per fare le manovre in parcheggio.
sguardo aggressivo, cofano lungo, abitacolo leggermente arretrato e coda arrabbiata. Impossibile non notarla, anche di notte. Guardate che occhi. E la stessa cosa vale anche per dietro. Ma questa nuova 308 fa di più, porta al debutto il nuovo logo, una citazione degli anni 60, ma proiettato al futuro grazie all'effetto bidimensionale. E qui sulla punta del cofano campeggiano ancora le tre cifre con lo zero al centro, come una volta. Calandra effetto optical, ipnotizzante, i famosi artigli firma di Peugeot. Lo scudetto ora è anche qui sui fianchi, fianchi solcati da questi tagli decisi che danno movimento, e ci sono anche qui in alto, vedete come poi si raccordano su delle forme importanti, queste rotondità, vuoto, pieno, è molto mossa, dà movimento, sembra veramente come un vestito stretto su delle curve importanti. E i cerchi da 18, particolari, abbastanza chiusi, non come quelle delle elettriche, ma comunque aerodinamici. Effetto black presente ovunque, non solo nel tetto, ma nelle griglie, nei fari, un risultato generale molto d'impatto. Solo pochi anni fa una percezione del genere era riservata ad auto speciali, non così mass market, diffuse. Dentro stessa musica, guardate che volante, piccolino, tagliato sopra e sotto. E poi lei cockpit, ciò che ti fa dire è una Peugeot. Tagli, volumi, forme proiettati verso di te. Ti senti proprio al centro di qualche cosa di speciale. Più che razionalità direi over design che ti colpisce. Seduta bassa, non sei sopra ma sei dentro l'auto, in una cella che ti abbraccia, ti ingloba. Linea di cintura alta, davvero è qualcosa di particolare. Questa è la GT Line, strarifinita, pelle ovunque, cuciture a vista. C'è ancora qualche plastica rigida ma verso il basso, però guardate che finiture, che contrasti, che texture. E poi c'è la moquette nei pannelli, porta nelle tasche, cosa sempre più rara. Vani per svuotare tutto ciò che avete addosso di tutto e di più, vedete? Compreso quello dove mettere il telefono a caricare in modalità wireless. Se fuori 308 è eccentrica, dentro forse lo è ancora di più. Molto dotata, sistema multimediale inedito. Ovviamente è digitale, però c'è una novità che aiuta non poco, queste scorciatoie, vedete, enormi, e si può scegliere cosa mettere. Io per esempio metterei il Navi con destinazione ufficio, ogni mattina vedi subito se c'è traffico, se ci sono problemi, piano B, se conosci, eviti. Strumentazione riconfigurabile, molto d'effetto la grafica, colorata, guardate che bella quella con il Navi, che non è al centro schermo ma occupa tutto il display. Pochi pulsanti sulle razze, questa cosa mi piace, ma tutta l'auto ha pochi tasti fisici, solo questi, vedete? Io che inizio ad avere qualche capello bianco, preferirei qualche duno in più, magari anche quello del clima, ma per fortuna c'è l'assistente vocale che è molto attento e questo aiuta. Usi lui. Il display si sfoglia come quello di uno smartphone, di un tablet. Ecco, questa macchina è concepita per accorciare le distanze tra lei e questi strumenti che ormai fanno parte del nostro quotidiano. Assistenza di guida molto completa, livello 2. Ovviamente la frenata d'emergenza, c'è il mantenimento di corsia vero, quindi lo sterzo agisce e lo fa progressivamente, dolcemente, cosa buona, per tenerti al centro della corsia. Novità di questa 308, c'è anche l'alert in retromarcia. Fari Matrix LED. Dopo l'ABS e le SC, l'innovazione più importante dell'era recente se parliamo di sicurezza, che hanno solo un difetto, non costano poco. Bene, qui sulla GT come questa sono di serie. Se farò salire qualcuno dietro non lo farò sentire di serie B. Guardate, stesse finiture molto curate. Spazio per le ginocchia sufficiente, il sedile dietro è molto scavato, pratica rete portaoggetti, prese USB di tutte e due le dimensioni, importanti bocchette del clima. Certo, chi starà seduto al centro si dovrà un po' sacrificare, però i due esterni, guardate, poggiabraccia, portabottiglie e portapenne. Sopra la testa non c'è un'enormità, vedete, il cielo è abbastanza qui vicino, finestratura sottile, linea di cintura alta, però per le forme che ha esternamente pensavo addirittura peggio.
prima di chiudere questo video vi racconto cosa mi piace di lei. È aggressiva, sexy, la distingui. E non solo per lo sguardo davanti o per i fari dietro, ma per tutte le sue forme, per le sue proporzioni. Ha quella sana sfrontatezza che tante auto hanno abbandonato e non ha remore nel mostrarla. Ci sta in tempi di razionalità, di famolo strano a prescindere, dove lo spigolo impazza. È green e ha tanti vantaggi, ma non mi fa venire ansia da ricarica, non ho gli occhi puntati ai chilometri rimanenti. E non devo essere un ingegnere per fare il calcolo prima di usarla ogni volta. E vedo poco il benzinaio se metto la spina, tolgo la spina. Vi ricordate il film? Metto la cera, tolgo la cera. Solo così diventava vincente, solo così voi risparmierete. È la taglia giusta per me che sono solo. Si parcheggia ancora facilmente. Ci faccio la trasfertona se devo andare in compagnia al matrimonio di un amico che si sposa lontano. E se la gita domenicale è ricca di curve, mi tolgo delle soddisfazioni. La sento mia, perché un cockpit così ce l'ha solo lei. Bisogna spendere di più per trovare una personalità così spiccata. In fondo lei è un segmento C, l'auto della famiglia per definizione, ma così potrebbe essere anche un giocattolo per single. 308, vuol dire che sia il prefisso giusto.